Roberto Secci, che sei con Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Roberto. Proprio così Giorgia, tra i voti contrari alla fiducia al governo di Matteo Renzi c'è quello del Movimento 5 Stelle. Nicola Morra, una posizione molto ferma la vostra. Certo, un governo che si presenta con caratteri di assoluta continuità con il precedente, prima aveva la nostra contrarietà, continua anche oggi ad avere la nostra opposizione ferma. Noi siamo opposizione ai poteri forti, alle lobby che governano ormai da troppo tempo questo paese. Noi siamo dalla parte dei cittadini. La continuità letta la garantisce attraverso la permanenza in questo nuovo esecutivo, attraverso 10 persone che provengono dal suo vecchio esecutivo, quindi Renzi è in nulla nuovo se non semplicemente per il nome che viene presentato come Presidente del Consiglio. Renzi era quello che aveva detto che per esempio mai e poi mai avrebbe accettato Alfano come Ministro degli Interni, e infatti Alfano c'è. Renzi aveva proposto un'unica novità che poteva essere in qualche modo significativa, è quella cioè di Gratteri alla giustizia, ma sappiamo che alla giustizia ci è andato Orlando, colui che aveva addirittura ipotizzato di annullare il 41 bis per i carcerati che lo meritano. Evidentemente tutto questo ci pone in logica coerenza con quanto abbiamo sempre sostenuto, che questi sono governi di facciata che rappresentano altri interessi, gli interessi che per esempio l'intercettazione telefonica della settimana scorsa, non l'intercettazione, mi scusi, la registrazione scherzosamente estorta a Barca ha fatto capire a tutti gli italiani quali siano. Alcuni dei senatori eletti nella lista del Movimento 5 Stelle potrebbero votare la fiducia a Matteo Renzi. Se sarà, ne prenderemo atto. Noi siamo convinti che tutto questo non avvenga. Noi siamo tutti concordi, almeno fino ad oggi, ad esprimere una fortissima posizione di contrarietà, di opposizione appunto al governo che sta per nascere. Se poi dovesse essere in aula il contrario, ne prenderemo atto e poi faremo le nostre valutazioni, come è giusto e ovvio che sia, perché in democrazia ci sono comunque delle regole. Senta, il programma che oggi presenterà Matteo Renzi su alcuni punti importanti come la legge elettorale, gli sgravi fiscali, il piano sul lavoro, potrebbe cambiare in qualche istanza il vostro atteggiamento? Allora, noi abbiamo sempre ripetuto che siamo qui per fare gli interessi dei cittadini. Quando in aula arriveranno provvedimenti che siano nel merito effettivamente a tutela dei cittadini italiani, a tutela delle piccole e medie imprese, a tutela di chi ha particolare bisogno di aiuto in questo momento, noi saremo a disposizione. Quando invece si dovessero presentare, come prevediamo, interventi, provvedimenti volti a favorire i soliti noti, noi continueremo a dire forte e chiaro il nostro no, perché questi governi hanno semplicemente tutelato gli interessi dei poteri forti. Mi piace ricordare per esempio uno degli ultimi provvedimenti nefandezza del governo Letta, e cioè il decreto che ha permesso ad alcuni soggetti di acquisire vantaggio dalla ripartizione delle quote di Banca Italia, ripartizione di quote che forse era di diritto dei cittadini italiani e che invece è toccata a banche e assicurazioni, come al solito.